Pensa que aquel terra qui muera, pe picchio da chi fisse tutte le mani te, e a perde ca che cosa. Pensa che aquel terra come prise, pe picchio da chi fisse e la violenza chi gagna. Gli Chalands crebbero e si ramificarono divenendo, all'ombra dei Savoia, signori della Valle d'Aosta. Rimaste nelle mani di più discendenti. Venne nominato potestà di Ivrea da Amedeo VI, che lo pose a capo della piazzaforte e del nuovo castello. Fece parte dei cavalieri del Conte Verde, partecipando ai tornei di cui Amedeo era appassionato. Pietro era di carattere deciso e poco incline alla diplomazia. Caterina, Pietro e Francesco Pietro vennero riconosciuti colpevoli e condannati, non solo ad una multa di 1000 marchi d'oro, ma anche alla confisca di beni. Per tutta risposta, Caterina e Pietro il 31 maggio del 1450 pranzarono nella sede vescovile di Verres. Giacomo di Chalands e Marie appoggiò l'azione con truppe armate di colubrine. All'appello dell'amata Caterina, il focoso Pierre Dentreau radunò i suoi e lasciò subito la relativa sicurezza di Verres, ma cadde in un'imboscata nelle vicinanze del monastero di Saint-Gilles.